Conversazioni sulla salute mentale di comunità. Sono qui con Marco D'Alema, presidente dell'AIRSAM, un'associazione importante nel panorama italiano. Siamo alla fine di una intensa e lunga assemblea e confronto con operatori da diverse parti d'Italia. L'AIRSAM. Cos'è oggi l'AIRSAM? Che proposte ha? Che progetti ha? L'AIRSAM rappresenta, diciamo, oggi una possibilità, diciamo, no? Di poter ripensare, rilanciare il servizio di salute mentale, non solo come organizzazioni sanitarie, ma come un progetto che matura in modo differente nelle diverse comunità, tenendo conto delle realtà locali e sviluppando dei programmi che mirino alla vita delle persone, alla loro possibilità di uscire da un problema, da una sofferenza mentale e di poter riprendere una loro esistenza. In questo senso, l'idea che sviluppa l'AIRSAM è quella di tenere insieme il progetto di cura per il paziente, che sia di base psicoterapeutico. Noi parliamo di psicoterapia di comunità e che poi si sviluppi attraverso una serie di percorsi che si costruiscono all'interno della comunità, attraverso riti, attraverso condivisione di pensieri, insomma, attraverso quello che noi abbiamo chiamato, diciamo, lo sviluppo di comunità, come uno sviluppo di comunità che sia capace di essere inclusivo, che sia capace di tenere dentro tutte le fragilità, le difficoltà delle persone. Di quindi di creare uno spazio di vita e di espressione di ciascuno. Le prossime iniziative, i prossimi mesi, l'AIRSAM cosa ha in cantiere? Oggi abbiamo fatto un'intensa discussione proprio su quali iniziative sembravano più importanti, più necessarie in questo momento e abbiamo preso alcune decisioni, fondamentalmente di fare prima del congresso dell'associazione che si svolgerà nella primavera del 2017, di fare tre iniziative. Una, diciamo, di base, no? Cioè parlare proprio di questa idea, di questa cultura dell'AIRSAM che è, diciamo, la psicoterapia di comunità, intesa come la costruzione di un dispositivo che consenta di creare una serie di esperienze e di setting psicoterapeutici che determinano un percorso di cura delle persone che entrano in una, che hanno una sofferenza mentale, che hanno necessità di rientrare nella dinamica sociale. Quindi faremo questa iniziativa su psicoterapia di comunità, all'interno della quale parleremo di specifici setting di cura, ma anche di questa idea di un dispositivo di comunità che renda questi setting e una serie di esperienze effettivamente, diciamo, terapeutici e psicoterapeutici per le persone con una sofferenza mentale. Poi Questo è Napoli, questo lo faremo a probabilmente. Napoli e l'idea è di farlo verso la fine dell'anno, di questo anno. Poi un'iniziativa che faremo a Caltagirone sul tema delle residenze per la, diciamo,
diciamo, espletamento delle misure di sicurezza REMS, un brutto termine che costituisce, diciamo, uno degli strumenti che lo Stato si è dato per superare l'ospedale psichiatrico giudiziario, e che sono strumenti che attualmente si stanno costruendo in modi diversi in Italia. Noi vogliamo discutere quale può essere l'uso migliore di questi strumenti, come contestualizzarli in un sistema di salute mentale e anche di ragionare su alcune che a noi sembrano buone pratiche, e aprire quindi un confronto su questo tema, che è un tema di grande importanza, anche perché occuparsi di salute mentale e giustizia ha un potenziale anche di cambiamento dei servizi che può essere in meglio e in peggio. Insomma, è un punto di crisi, quindi dobbiamo lavorare al fatto che rappresenti una crisi che abbia uno sviluppo positivo, e questo lo faremo a Caltagirone, e dove esistono già esiste un'importante esperienza REMS, dove probabilmente se ne aprirà una seconda, e questo sarà l'inizio dell'anno prossimo. E poi una terza iniziativa a Roma sul tema della residenzialità leggera, cioè tutte quelle esperienze, diciamo, che siano di gruppi appartamento, di sostegno all'abitare libero delle persone, no? All'interno di una idea di una, sostenere, affiancare un'esperienza personale di reinserimento nella comunità, che si sta realizzando anche in varie parti del mondo e che ha evidenza anche di essere una modalità molto efficace, perché le persone riacquistino una loro capacità di organizzarsi nella società, di lavorare, di vivere in autonomia, e che anche in Italia vede molte esperienze che si stanno realizzando. Vorremmo anche lì definire bene quali siano le condizioni migliori per sviluppare questi progetti di residenzialità, che non siano strutture, no? Quindi non comunità terapeutiche, non strutture residenziali in qualche modo, che siano i luoghi dove le persone liberamente decidono di vivere, che noi sosteniamo in questo loro progetto personale. Questo presenta anche una serie di difficoltà di tipo normativo, di tipo anche legale, diciamo, in qualche modo, e quindi nell'iniziativa affronteremo tutti questi aspetti, sia il valore di questi progetti all'interno dei percorsi di cura, sia le difficoltà e gli ostacoli normativi che si incontrano nella realizzazione di questi progetti. Questi sono, e poi costruiremo il congresso in cui confluiranno questi temi, e in cui inviteremo anche degli altri soggetti con cui ci interessa dialogare, e questo avverrà, non so ancora dove, vedremo dove. Bene. Nella tarda primavera. Questi altri temi potete approfondirli nel sito dell'AIRSAM e nel sito raffaellebarone.com. Queste sono conversazioni sulla salute mentale di comunità. Questa è l'AIRSAM, Associazione Italiana Residenze e Risorse per la Salute Mentale.